Stasera è una soddisfazione immensa, Presidente Mauro Castelli. Sì, guarda, stavo parlando ora con Giovanni Licastro di questo atteggiamento. La cosa importante, a parte la vittoria che dà veramente un gran morale, le partite così aiutano tantissimo, ma c'è una chiave di lettura importante in questa partita. Quando nell'ultimo quarto, nel supplementare siamo andati sotto di 6 punti, diciamo che forse questa squadra negli anni difficilmente l'avrebbe vinta. Invece questa reazione con calma, con intelligenza, ci ha riportato non solo sotto, ma piano piano siamo andati avanti anche molto bene. Questa la dice lunga sul fatto di come stiamo giocando in questo momento, con serenità, senza avere il fiato sul collo di arrivare chissà dove. Quindi bene così, è stata veramente una bellissima partita anche da vedere. Devo dire stavolta posso dare ragione a te, insomma, devo dire l'arbitraggio è un po' scarso, che magari è da rivedere, però al di là di questo, insomma, bene così, perché anche il pubblico ha dato una mano. E da sottolineare un'altra cosa che mi suggerisce giustamente Massimo Lanucci, che è la settima vittoria consecutiva. Questa, anche questa la dice lunga sullo stato di forma della squadra. Il nostro grande Marco Evangelisti, una potenza. Ti dico, allora, innanzitutto i ragazzi sanno benissimo che anche quando gli faccio un urlo sanno la stima che ho di loro, e quindi me lo posso permettere perché sanno benissimo qual è. Tant'è che il ragazzo a cui ho fatto l'urlo a metà campo poi ha fatto 4 giocate decisive, e quindi vuol dire che sa che lo faccio per noi, no? Niente, devo dire onestamente, partita che avevamo vinto, poi l'abbiamo persa, poi l'abbiamo rivinta, poi l'abbiamo ripersa. Alla fine ci è andata bene, siamo una squadra, onestamente siamo una squadra in cui ogni domenica, ogni sabato c'è un interprete diverso. Onestamente stasera devo dire a Carlo Provenzal che nelle ultime partite ha giocato meno, che è stato decisivo, ma questo fa capire che ognuno di loro non guarda i minuti, non guarda i propri interessi, ma guarda a vincere la partita per la squadra. Una partita ce n'è una partita ce n'è un altro, partite che 3 mesi fa avremmo perso, come queste due di Synergy, e oggi al supplementare invece ne abbiamo vinta. Onestamente non ci siamo mai smarriti, cioè, nonostante si era sotto di 6 a 3 minuti dalla fine, abbiamo continuato a giocare, che è quello che io avevo detto dopo la partita della Synergy, di non smettere mai di giocare, ce l'aveva insegnato la partita di San Giovanni. E niente, è andata bene, onestamente gli avevo chiesto di compiere il capolavoro stasera, di vincere anche questa, l'hanno fatto, e io veramente li devo solo ringraziare di cuore.